Buongiorno a tutte e a tutti dalla Casa Valdese di Torre Pellice. In questo momento si sta svolgendo il Sinodo Valdese 2023. Al Sinodo Valdese partecipano persone che arrivano da ogni parte del mondo. In questa giornata gli ospiti stranieri andranno a riscoprire i luoghi valdesi. Andiamo con loro. In questa gita andremo ad Angrogna, ad Agape, a Prali. Ciò che mi interessa, oltre ovviamente ai luoghi valdesi, è scoprire le persone, la storia delle persone che in questo momento hanno deciso di riscoprire questi luoghi. Olè. Io sono Ludwig. Ludwig, molto lieto, piacere. Stiamo andando a riscoprire i luoghi valdesi. Di dove sei? Di Offenbach sul Meno, vicino a Francoforte. Che valore ha per te essere qui in questi luoghi? No, per me è una terra piena di ricordi e di esperienze. Mi chiamo Carsten. Carsten, da dove arrivi, Carsten? Allora, sono nato in Germania, ma vivo da 5 anni in Lombardia. Che significato ha per te essere in questi luoghi che hanno tanta storia e sono la base della comunità valdese? Sempre quando io vado sulle strade storiche mi sento un po'... mi manca che emozionato, credo, la stessa cosa quando sono a Roma o quando sono in Israele, okay. E magari anche essere di essere qui con una storia per noi protestanti, certo. Così importante. Dopo aver visitato Angrogna, ci spostiamo verso Prali, Val Germanasca. Come si chiama? Sandra. Da dove arriva? Da Portogallo. Portogallo, dove? Coimbra. Primera vez aquí. Primera vez. Come è questo viaje? È cambiare un po' nel tempo, recuare un po' e pensare la difficoltà che hanno tenuto le persone. En ese tiempo por una convicción tan fuerte que tenían para arriesgar su propia vida, porque ahora tenemos los caminos más o menos trillados, pero no sería así. Entonces estar ahí es pensar, es el poder, es mirar y sentir un poco del poder de la convicción, de la fe, que recorrer los caminos es muy interesante y pensar lo que hemos nosotros heredado de cientos de años de historia, sí, que la tenemos nosotros, claro. y es una riqueza. Me llamo Marta Garnier,
vicemoderadora de la Iglesia Valdense en el Río de la Plata. Este, una experiencia hermosa. Volver, venir acá es renovar los principios, diríamos, de nuestros abuelos. Yo, mi nono... ¿Abuelo? Mi abuelo, mi nono, este, emigró de acá, de esta zona, de estos valles. Incluso ayer estuve visitando alguna familia, conociendo alguna familia. Transmitir esta sensación sí. que vosotros tenéis aquí, sí. en América Latina y en Portugal. Latina. Es una... Es un gran desafío porque tenemos que volver, diríamos, renovarnos, reinventarnos muchas veces también en una sociedad compleja, difícil, y cómo transmitir estos valores en estos tiempos donde hay tantos disvalores. Claro. Tenemos que mantenernos firmes. Otra de las cosas que me llama poderosamente la atención y que me siento como en mi casa, porque la cultura se ha transmitido, está tan intacta sí. en la zona nuestra, en nuestras colonias, donde yo vivo, mi nono, la escuela, los bancos, la pizarra, es todo como que si estuvieran en Argentina. Es decir, esa cultura que ellos tenían acá, la trasladaron. Y también sentires, porque esto de estar en un lugar, de ser en la clandestinidad, de estar tan oculto, de estar encerrado, a nosotros nos cuesta en América Latina salir. Hello, Matthew. Hi. It's a matter of roots, it's a matter of tradition, it's a matter of faith. What about these roots? What about this valley for you, for Matthew, and for your community? Yeah, I think it's very inspiring to hear the stories of perseverance, of Waldensians, of Christians who had a clear vision and calling by God to live in a particular way with and this movement, and the courage they had to do so, even in the midst of persecution and even in death at times. What about to be Protestant in 2023? I think part of what it means to be Protestant in 2023, in this time, in this place, is remembering the importance of a living faith that is both personal, but is also social, and the importance of living our faith in the world. So caring for the poor, for the outcast, for those who need to hear the message of God's love for the world. Sono il vescovo della chiesa luterana in Austria. Tu eri già stato qui? Sì, io sono stato qui negli anni '80. Dove? Del secolo. Vabbè, 30 anni fa, sì, dai. Sì, sì. Sì. 40 anni fa. Ma dove? In Val Pellice o...? No, ad Agape. Ah, ad Agape? Sì, io sono stato membro del gruppo residente ad Agape. Ovviamente con il tempo cambia la percezione, no? Che hai di queste sì. valli di Agape. Come le vivi? Come le senti rispetto a quando eri più giovane, Michael? Quando sono stato membro del gruppo residente, ad Agape è stato un luogo molto internazionale. Abbiamo avuto i campi durante l'estate in 4 lingue sempre. E anche lo staff del gruppo residente erano molto internazionali. È stato un luogo molto aperto. I membri del gruppo residente non sono stati solo credenti da denominazioni diverse, ma anche membri di un partito, di un movimento sì. di donne, di un movimento femminista, di tutte le altre cose. E questa apertura per il mondo, questa è una cosa che per me vale molto anche nel mio lavoro come pastore nella chiesa in Austria e anche come vescovo. Come pastore, come vescovo, l'esperienza delle valli valdesi la trasmetterai alla tua comunità? In che modo?
La chiesa luterana è nostra, è anche una chiesa di minoranza. E cosa ho imparato qua è che la cifra di una chiesa non significa che anche l'efficacia è minore. Certo, non è numeri. Anche, certo. Non sono i numeri, ma certo. È lo spirito, sì. Bello. Siamo a Prali, Val Germanasca, ultima tappa del nostro viaggio. Andiamo ad Agape. Michele, prima sul autobus parlavamo di Agape. Sì. E finalmente ci siamo. Che sensazione hai tornare qui ad Agape dopo tanto tempo? Mi sento molto giovane adesso. E qua siamo al chiesa aperta. Io dovevo sempre guidare in giro tutti i gruppi tedeschi e i gruppi, okay, svizzeri. Ma io ricordo... rimane, ma anche quello che si è imparato qua. Anche queste sono radici. Sono radici non soltanto da me, ma di molti giovani in tutta l'Europa, perché dopo la seconda guerra questo era il luogo di formazione per tanti giovani della Germania, dell'Inghilterra, dell'Austria, di tutti i paesi che prima erano nemici.